15 anni, è stato bello, adesso oggi è un giorno così. Senti, torniamo solo un attimo indietro nel tempo, il giorno di quel tuo zio, sono state scritte e dette molte cose, la tua versione dei fatti sulla tua partenza da... No, niente, era stata un'opportunità grande per me, qui non mi era stato proposto un contratto, sono andato a Chelsea, quella era la verità. Poi piano ognuno scrive quello che vuole, ci sono molte cose, però la verità è che c'era un'opportunità per me, sono andato. La rifarei anche questa scelta a distanza di tanti anni? Ho fatto una bella esperienza, una grande esperienza, così giovane a 17 anni, poi alla fine sono ancora qui, dopo ho girato molto, sono ancora qui, sono felice e niente, adesso tornare a giocare a calcio, dato che l'ultima stagione a Napoli soprattutto non è andata bene. Poi ho fatto anche 3 mesi a Verona, dove le cose cominciavano a girare dal verso giusto anche per me, però alla fine non vincendo il campionato con la Cina non sono stato riscattato. Infatti sono un po' di stagioni, no? Che sei fatica trovare spazio. Sì, dopo l'anno di vivo con Napoli, dove sono venuto in Serie A, ho giocato, ho fatto anche bene, per me non c'era più posto. Sono andato in Grecia, avevo qualche problema, poi ripeto a Verona iniziavo a stare bene, ero riuscito anche a fare un gol, però è saltato tra virgolette il progetto un vecchio direttore sportivo ed è cambiato tutto anche a Verona. Sono rientrato a Napoli e ho parlato al bello del calcio. Possiamo dire di andare a Roma dopo i fasti, insomma, all'inizio carriera, Chelsea, Milan, con quale quattro, cinque presenti, sì, e adesso c'è stato un anno e mezzo così un po' di oblio, un riscatto c'è in questa è chiaro, cerco di tornare a stare bene e tornare a giocare come sempre fatto. Poi è chiaro, il calcio è strano, quando non giochi finisci sempre nel, tra virgolette, dimenticato e magari non sei più capace di giocare a calcio. Spero che non sia la cosa mia, io ripeto, vengo in punta di piedi e cerco di lavorare.